Ogni essere umano è composto al 60% di acqua e sopravvive grazie alla presenza di ossigeno nell'atmosfera. Questo è un dato scientifico. Acqua e ossigeno sono essenziali alla vita. Eppure, in quest'anno di pandemia in cui acqua e ossigeno non ci mancavano, non ci sentivamo vivi. Quindi, che cos'è che ci fa sentire vivi? Sentirsi vivi è il contatto, il relazionarsi, ma soprattutto la condivisione. Ecco l'esigenza di trovare un linguaggio comune per affrontare e superare le difficoltà. Come artigiane avevamo le competenze tecniche per dargli vita e come artiste sentivamo la necessità di trasmettere questo linguaggio. Venice Fashion Week ci aveva dato la possibilità di presentare un'installazione con un nostro abito che rappresentasse tutte le nostre capacità tecniche e capacità artistiche. Ma come avremmo mai potuto limitarci a presentare un semplice statico abito nel momento in cui la nostra città era stata colpita da quella che fu un'acqua alta eccezionale, di cui ancora tra l'altro si vedevano i danni, e una pandemia stava colpendo il mondo intero? Non avremmo mai potuto, non saremmo state noi. A Venezia si dice duri i banchi, quando non si deve mollare, quando si deve resistere. Ed era proprio il messaggio che volevamo trasmettere. È qui che è nata l'idea di Venezia in tempesta, una performance che descrivesse l'anno difficilissimo che dovevamo ancora finire di vedere. La tempesta, elemento spaventoso e magnifico per eccellenza, è la chiave della nostra performance. Acqua e vento che vengono a spazzare il mondo, a scuoterlo, ma solo per ripulirlo e stravolgerlo. Sicuramente un evento drammatico, ma anche la possibilità di un nuovo inizio, un modo per ripartire con più consapevolezza e nuove scelte. Quindi, che cos'è Venezia in tempesta? È un messaggio di speranza, un invito a risorgere e a migliorarsi. Ora vedrete la nostra creazione, una Venezia sposa che al suono dell'allarme si prepara all'arrivo di una tempesta e affronta l'alta marea in un crescendo di tensione scandito dai rintocchi di una campana. E infine si rialza, vittoriosa.
Quest'anno ci ha fatto capire quanto conti il tempo e quale sia il suo vero valore. Ora, rifletteteci un attimo, voglio farvi una domanda. Quanti di voi quest'anno si sono dedicati a qualcosa di nuovo, visto il tempo magari in maniera diversa? Sono sicura che tra di voi ci sarà almeno qualcuno che quest'anno ha fatto qualcosa che fino a prima magari non aveva mai avuto il tempo di fare, magari non aveva mai pensato di fare. Qualcuno, ad esempio, che si è dedicato al giardinaggio, all'alta cucina. Quanti di voi, sono sicura che ci sarà, è andato fuori a correre? Io ho imparato a fare i pancake, più o meno. Non è vero, fanno un po' schifo. Vabbè. L'artigianato, in tutte le sue molteplici forme, è l'unione di arte e manualità. La capacità di realizzare qualcosa che sino a prima era solo nelle nostre menti, trasmette, senza dover parlare o scrivere. Però ha bisogno di una cosa, ha bisogno di tempo. Il tempo per studiare quell'idea, il tempo per far sì che essa prenda vita, un tempo concreto e fisico per crearla, realizzarla e costruirla. È il tempo che renderà quell'oggetto di altissima qualità e autenticità. Un oggetto unico di valore inestimabile, realizzato con precisione e passione appositamente per quell'unica persona, che solo lei avrà. La nostra è una moda lenta, ma è anche una moda consapevole. È attenta e sensibile per ogni singolo particolare, minuziosa per ogni dettaglio, sia per ciò che si vede del capo stesso esternamente, sia per quello che nasconde, quei dettagli particolari che magari nessuno si immaginerebbe o penserebbe mai di trovare. Ora vogliamo raccontarvi una cosa, un nostro piccolo segreto. Per ogni abito da sposa che noi realizziamo su commissione, dopo aver conosciuto la futura sposa stessa, ci piace nascondere all'interno del capo un piccolo filo, un nastrino blu, in una cucitura, in un punto comunque particolare dell'abito, o un piccolo bigliettino di stoffa con un breve messaggio di augurio, come se fosse un buona fortuna. Sì, il nostro è un lavoro lungo e sicuramente dietro magari alle moltissime ore c'è sicuramente tantissimo amore. Ed è per questo che Venezia in Tempesta è stata realizzata solamente in collaborazione con altri artigiani. Appunto per suggerire un ritorno ad una moda lenta, consapevole, una moda attenta. L'artigianato è ciò che tiene viva la nostra cultura attraverso i secoli, che ci identifica come gruppo, che ci identifica come persone. È il nostro ossigeno.